Un saluto da dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia. Questa è la radiografia di un paziente con quattro impianti dentali sopra, la classica tecnica All on Four. Questi sono i seni mascellari, le cavità che abbiamo al di sotto degli zigomi, e qua sono stati messi degli impianti a evitare queste cavità. Questa non è una lastra di un paziente che si è curato da noi. Questa è una lastra, per esempio, che ho trovato sul web. In questa lastra fai attenzione perché qua sotto, questo è il canale del nervo mandibolare, qua è il canale dell'altro nervo che passa a sinistra, ma si vede che qui sotto c'è una tonnellata di osso per mettere impianti nella zona più posteriore. Qua sopra la soluzione corretta sarebbe stata fare 1-2 impianti zigomatici, quindi mettere degli impianti nelle zone posteriori, dare la possibilità al paziente di avere uno scarico maggiore in queste zone, quindi avere la possibilità di avere masticazione posteriore, quindi andare a masticare con i denti posteriori a livello dei molari, come la natura ci ha costruiti. Nella natura noi mastichiamo coi molari, non andiamo a scaricare le forze masticatorie nella parte anteriore della bocca. Questo è importante perché fai attenzione. Le case che vanno a spingere le tecniche chirurgiche delle volte cercano di proporre ai dentisti queste soluzioni come se fossero le soluzioni adatte a tutti i pazienti. Alcuni dentisti ci cascano al gioco delle case produttrici di impianti dentali. Ti assicuro che non sempre queste tecniche chirurgiche sono la scelta migliore per tutti i pazienti. Il dentista esperto è il dentista che sa usare, a seconda della tipologia di problematica del paziente, la tecnica migliore. Ok? Nei paesi ricchi questa tecnica costa veramente tanto. Diciamo che le tecniche più avanzate, come quella con impianti zigomatici, altri due impianti per lato, qua e qua, arrivare a 8 impianti dentali, oppure invece che metterne 5, arrivare a 8 impianti dentali sotto, costa tantissimo. Ci sono alcuni paesi europei dove un caso con impianti zigomatici, 4 impianti qua davanti, solo questo costa 25.000 euro sopra. Sotto 8 impianti dentali siamo altri 20.000, si arriva a tutta la bocca a 40.000 euro. Questo diventa molto costoso per il paziente. E il paziente che non può spendere i soldi, ok, in questi paesi i miei colleghi possono avere difficoltà a proporre il trattamento migliore perché il paziente si spaventa, ok, oppure lo propongono, a quel punto il paziente guarda su internet, cerca all'estero un posto più economico dove avere il top di gamma. Il top di gamma non sono senz'altro i denti in plastica come questa radiografia. Il paziente qua avrà speso in un paese europeo come per esempio la Francia, l'Inghilterra, non meno di 40.000 euro per fare questo lavoro, non meno di 30.000 euro proprio stando bassi. Qua da noi questi lavori così con la plastica, con la resina, partono da 1.998 euro. La differenza in Moldavia è enorme, ma chi viene in Moldavia non viene per la bicicletta, chi viene in Moldavia viene per fare i lavori top di gamma, avere 8 impianti dentali, mettere il massimo degli impianti dentali che si possono mettere, se possibile aggiungere in casi di atrofia grave del mascellare impianti zigomatici e dare supporto posteriore. E sopra gli impianti non montare una ciabatta di plastica, ma andare con delle simulazioni avanzate di materiali, zirconio, pecton, metalli con le forme anatomiche sui quali mettere i denti singolarmente in ceramica sopra. Questi sono lavori che, se fatti in America, un lavoro come quello che ti sto dicendo arriva a costare anche 90.000 dollari. Il dentista dovrebbe essere pagato dallo Stato, non dal paziente, perché quando tu costringi il paziente a doversi pagare le terapie che vengono proposte e fatte nella bocca saranno delle terapie senz'altro che hanno all'interno un conflitto di interessi enorme come una casa, e il paziente potrà avere le terapie che massimo si può permettere, non le migliori possibili oggi al mondo. Le migliori possibili oggi al mondo è possibile abbattere i costi solamente nei paesi più economici del mondo: Centro America, Moldavia, Thailandia. Noi siamo per l'Europa e la Russia la nazione più economica in assoluto dove poter fare il top di gamma al prezzo più basso al mondo. Un saluto da Dr. Palmas.